tracciato un tema che è, lo vedete lì nel... non c'è nella... non c'è. Nei manifesti anche che ha preparato, nei volantini, conoscere la storia e programmare il futuro. È un tema secondo me enorme, vastissimo, per cui io due parole le voglio dire, ma per mio modo di essere sarò estremamente concisa. Quello che mi è venuto in mente è questo: guardando il titolo che il professore ha dato, dell'elmo di Scipio se cinta la testa, mi è venuto da pensare che quest'inno, cantato tante volte da tutti voi, in questa strofa, in questo periodo, in queste parole, diciamo, parla di Scipione. Ma Scipione chi era? Io me lo ricordo a malapena, non so voi. In ogni caso sappiamo veramente poco di questo condottiero romano, perché stranamente questo personaggio è assente nel nostro paese, a differenza di Annibale. Io sono campana, in Campania abbiamo ponti, acquedotti, fontane intitolate ad Annibale, nulla a Scipione. Perché mi è venuto in mente di richiamare questa cosa? Perché proprio pochi giorni fa c'era questo trafiletto su un quotidiano, e allora vedevo come conoscere la storia non solo serve per programmare il futuro, passa anche per il presente. Questo è di pochi giorni fa, e in Campania, io sono campana, c'era questo trafiletto. Ripeto, la prima commissione consiliare permanente ha approvato la proposta di legge per sottoporre agli abitanti un referendum per costituire un comune che comprende una zona dell'Alto Napoletano, Lago Patria, Licole e Barcatura, il quale comune si dovrebbe chiamare comune di Liternum. Perché questa parola Liternum? Perché non molti, almeno non molti ragazzi credo, sanno che Liternum è una piccola colonia fondata dagli Scipioni, dove Scipione, questo grande condottiero romano, è morto, abbandonato e ripudiato da Roma, alla quale aveva dato tanto. E ci sono, pare, le ceneri all'Iternum. Non c'è però all'Iternum, che è una zona tra l'altro in questo momento ricoperta da monnezza, come si dice a Napoli, non c'è pantheon, non c'è tomba, non c'è monumento, non c'è nulla a ricordare Scipione. E già questo è un momento, è un qualcosa su cui si dovrebbe riflettere, perché per me la storia è questo, è il momento di riflessione e rivisitazione della realtà alla luce di quello che è successo e probabilmente di quello che succederà. Cioè, quello che credo tutti ci dobbiamo chiedere: perché non è rimasto niente della romanità degli italiani di oggi? Perché la più grande classe dirigente del mondo, perché i romani lo sono state, è scomparsa nel nulla senza lasciare traccia? Che cosa ha cancellato quel senso della res pubblica che segnò Roma al tempo di Scipione? L'impero romano, forse ci dimentichiamo, aveva 10.000 città con anfiteatri, terme, acquedotti e fognature, qualcosa che poche altre potenze hanno realizzato dopo i romani. È vero che il dominio di Roma era di tipo imperialistico, ma gli dèi delle genti che i romani conquistavano venivano anche rispettati e venivano inglobati nel Pantheon. Non solo, ma le elite dei paesi conquistati entravano a far parte del governo e avevano anche la possibilità di diventare imperatori. Io non mi voglio occupare, ve l'ho detto altro tempo, vi riporto solo una frase di uno storico che io ho molto amato ai tempi del liceo. Rosario Villari diceva: conoscere la storia coincide con l'esigenza di conoscere approfonditamente l'identità della propria civiltà, della nazione e della comunità civile alle quali si appartiene.
Io vi ho riportato quelle poche notizie di prima, che possono anche essere cronaca, per dire che la riflessione su quelle poche notizie potrebbe essere attualissima anche per farci capire che quello che è successo, quello che sta succedendo per la storia romana, succede oggi tutti i giorni, nel senso che tutti credo che dobbiamo chiederci perché alcune persone, alcuni politici hanno buona fortuna e altri una fortuna molto meno rosea. Vi lascio al dibattito dei docenti, alle loro proposte che sicuramente entreranno nel vivo del tema di oggi, insomma. Buon